Le difficoltà ci sono perché, ora partiamo subito dalla finale, le difficoltà ci sono perché oggi come oggi creare attenzione nei ragazzi è molto difficile. Amici Sport a chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Vincenzo Bove per parlare di questo proprio ultimo momento di vigilia con la gara con il Sansepolcro a San Giovanni, gara valida per il campionato juniores nazionale. Intanto Vincenzo, ti ringrazio per la tua Prego. disponibilità e sicuramente anche se a guardare la classifica siete a pari punti con il Sansepolcro, più o meno stessa media inglese, stessi rete fatte, stesse subite, quindi si preannuncia una gara di grande equilibrio, però comunque è un brutto cliente. Sansepolcro è una squadra che è abituata a lottare per i quartieri alti della Sì. classifica e l'anno scorso è arrivato alla finale nazionale. Sì, infatti è una partita che affrontiamo una squadra con il fiore all'occhiello, come dicevi te, che è stata sempre una protagonista in questi campionati. Quest'anno molto probabilmente anche loro saranno ricostruendo un po' tutto, però è sempre una squadra che in questi campionati è sempre stata, quindi è una partita molto delicata, molto probabilmente abbiamo le stesse forze sulla carta, poi dopo il campo, ripeto, è quello che dice tutto. C'è del detto Eh finale. sì, il verdetto quello dal campo. Comunque lo sappiamo, la squadra sta bene, siamo reduci da una bella prestazione a Iesi. Jesina, a Jesina e a Jesi, e Successo quindi esterno importante, 1-0, sì. però grande, grande partita, grande risultato. Sì, lì è stata una partita un tempo per uno. Il primo tempo noi un po' siamo stati troppo sulla difensiva, abbiamo aspettato l'avversario, poi invece nel secondo tempo siamo riusciti a essere quelli che siamo, quelli che io voglio che sia la squadra, ecco, quindi si è iniziato a far girare palla, a giocare palla tranquillamente, questi correvano, poi dopo alla fine l'abbiamo sfiniti con i nostri palleggi, ma non e dopodiché siamo riusciti alla fine avendo ancora benzina, e questa è la cosa che mi è rimasta impressa. Cioè, nel senso, la benzina nelle gambe, fisicamente stiamo molto bene, siamo riusciti alla fine, al 90esimo, a forza di potevamo andare in vantaggio prima, a vincere la partita, comunque con merito. Tu sei un allenatore che ci conosciamo da tantissimo tempo e hai le idee chiare su come impostare, far crescere i tuoi ragazzi, impostare la squadra e il gioco. Ma durante le sedute di allenamento trovi delle difficoltà nel far apprendere le tue dinamiche di gioco ai tuoi ragazzi? E nel caso quali sono? Allora, le difficoltà ci sono perché, ora partiamo subito dalla finale, le difficoltà ci sono perché oggi come oggi creare attenzione nei ragazzi è molto difficile con le distrazioni che ci sono, però io sono sempre dell'avviso che primis devi essere te, avere un'idea. Quando un allenatore ha un'idea deve comunque esprimere le esercitazioni nel miglior modo possibile, divertendo i ragazzi, facendoli coinvolgere nell'obiettivo, perché l'obiettivo che devi fissare devi essere sincero, cioè nel senso devi avere la squadra, devi vedere la squadra a che livello è e come puoi organizzarti per arrivare, puoi creare l'obiettivo e quell'obiettivo ci devi coinvolgere tutta la squadra. Quindi deve essere te avere un'idea, poi la devi dimostrare durante la settimana con esercitazioni divertenti dove i ragazzi si coinvolgono e gli piace esserci. E poi gli devi dire senza mezzi termini, ragazzi, noi siamo una forza che possiamo arrivare lì. E lì ci dobbiamo arrivare. Saranno stimolati. Sì, poi ripeto, durante l'anno le difficoltà ci sono perché vinci, perdi, però non ti devi mai abbattere perché il lavoro è sempre Alla quello che fine paga. paga, quello che paga, sì. Adesso siamo, ripeto, a poche ore dall'inizio della partita. La formazione ce l'hai già in mente o hai ancora qualche dubbio? La deciderai quando vedrai il tuo gruppo. No, in mente ce l'hai, cioè, allora, in mente c'è quasi sempre la squadra perché, bene o male, il telaio della squadra c'è da tutte le parti, dalla Serie A all'ultima serie. Un telaio della squadra c'è. L'unica cosa che gira intorno a questo telaio c'è sempre l'incertezza perché durante la settimana vedi comunque chi lavora bene, chi sta bene fisicamente. Io ho un giocatore che non so se ce la fa, ora lo proviamo, è un centrale difensivo addirittura, quindi vediamo un attimino com'è, se non ce la fa lui devo Quando stravolgere un vai po' tutto.
quando vai al campo devi parlare. Si deve vedere, ci devo parlare, devi provare, poi vedremo. Se lui non ce la fa, ecco che cambia un po' quello. Quindi che è la mia idea. Quindi il piano B nel caso è pronto. Sempre, ci deve essere. Anche agli allenamenti ci deve essere. Questa settimana noi siamo sempre dovuti ricorrere al piano B, perché l'atmosfera, il tempo, certo, è quello che è. Quindi l'allenatore deve avere due cose fondamentali. Ma il piano B non deve distogliere dal piano A. Cioè, certo, nel senso, certo, se ti hai in mente un allenamento, comunque sia, è quello. Perché sai che devi andare in progressione. Ma se il piano B non è un simile a quello... Certo, deve essere... Perdi tempo. Devi solamente modificare quello. Perdi solo tempo. Io sono di quelli che se vado al campo a perdere tempo sto a casa. Bene Vincenzo, ti ringrazio, prego. Ti faccio un grosso bocca al lupo per la partita, ci ritroveremo qui sicuramente la prossima settimana. Grazie. Per parlare del lavoro di Vincenzo Bove, della Juniors della San Giovannese e del campionato Juniors nazionale. Grazie. Ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e sono qui, grazie a tutti.